Generale da parte di tutti, pertanto riteniamo che lo spettacolo sarà sicuramente adeguato alle attese del pubblico. A questo punto credo che manchino solo Somari. Qualcuno mi sa dare qualche notizia? Ah, abbiamo un pezzo acustico dei Pandurelli dei Macchioni. Il primo e il secondo classificato vanno a giocarsi tutto nella finalissima, mentre il terzo e il quarto si giocheranno la maglia nera. Sfilano in questo momento gli equipaggi. Il Somaro dei Macchioni, Stianta Passore, Onora, il Samara, la Samara del Porto, Camilla montata da Il Toro. Prende le misure, la sinistra, ecco che sta cercando di forzare il palo, e la forza, la forza, forza partenza, forza partenza, forza partenza. Sta sfruttando la resistenza sul secondo giro, passa in testa, taglia il traguardo sul primo giro, la ginestra in testa, seguita da Santilano, il porto recupero, ma la buona noce è tutta sulla prima punta, e andiamo a vedere che la carta di velocità sbaglia il tentivo, ed ecco con la ginestra, seguita da Santilano, cerca di farsi sotto, ma lo sta cercando di controllare gli avversari, italiano al secondo posto con la sicurezza, la finalissima, e la ginestra va a vincere la ginestra, primo posto, si classifica per la finalissima, e Sant'Ilario si classifica al secondo posto, si giocano all'ultimo posto, la Bonalaccia con uno strepitoso recupero, e la Samara Nuvola. Il giovanissimo Cupatino su Pignotta per il piano, e poi Macchioni stanta passere su Spazzola. Vediamo che Pinfete, con l'esperienza della vittoria dell'anno scorso, sta cercando di rimanere in fondo per essere quello di avere il vantaggio di forzare il canapo. Buono, Santa Lucia dietro, da passere d'esperienza cerca di riuscire a partire di slancio spesso e volentieri. La vedete se fa, vai! Pronti, e quando arriva si parte! Vai. Buoni, andiamo avanti, non
e in questo momento c'è i primi, iniziano a sgomitare sul canapo, iniziano, vedete che... Una frusta! Una frusta! Ascia! Ecco Camilla, Camilla che botte! Una grandissima, ma stanca, passa, le passa, tre vivo sul traguardo, il primo giro, c'è il grande scontro, c'è il grande scontro. Ed ecco che il primo doppiato, la strategia di Camilla questa volta non ha pagato, non ha pagato, e da Pallano Colardo si classifica per la finale, no? Si ferma, si Colardo e Bacchioni passa, si classifica per la finale, e anche qui un giovanissimo Picatino, quindi il piano si riprepone, ahimè Santiere classificatosi secondo l'anno scorso, purtroppo non va oltre il terzo posto, rimanendo in Lizza per la finale per la maglia nera. Ci dispiace, onestamente nonostante lo studio iniziale, la strategia provata a riparsi, l'ultimo posto nella finalina. Preparatevi, arriva di impeto sul canapo in questo momento Fainera. Occhio Franco, via, e ecco sul canapo a parte, questa volta non si lascia intimorire dagli avversari, ma come prima, disarcionato Santiere, ora parte, nonostante sia disarcionato si gioca tutto sull'ultima curva, allo sprint, sul porto che si pianta e dal photo finish il porto al photo finish con Santiere disarcionato. Per l'ultima posizione del Benelaccia Filetto e per Giacino con Fainera. Quindi mi dispiace ma tocca a Santa Lucia. Comunque sportivamente tutti i ragazzi di Santa Lucia, nonostante l'ultimo posto, applaudono e ringraziano il proprio Santino, il proprio animale. Sant'Ilario è già al canapo, Macchioni, Piano, Sant'Ilario sono già in posizione, mentre la Ginestra, vi ricordiamo un po' borderline, ai limiti della legalità di portarsi nella posizione più favorevole per andare... Reggi il canapo! Reggi il canapo! È buona! Ricordiamo che gli stand, no, falsa partenza, parte dai blocchi con live anticipo rispetto agli avversari, i Macchioni invalidando di faccia, vediamo che il piano stringe sul bordo della prima curva, strategicamente Macchioni sa perché, ma è una strategia per innervosire, avanti! Si studiano in questo momento l'esperienza rispetto alla freschezza e all'agonismo del piano di Stanta Passere, cerca di controllare quello che sa essere la Ginestra, che ora cerca di forzare il canapo, falsa partenza, posizione, porta lo slancio della Ginestra, il terzo posto, sembra di mettere in discussione tutto, il taglio per il primo giro, Macchioni al primo posto, seguito per l'altra la Ginestra che non meglio, il piano si interviene con la vita per il primo giro, sono al primo posto, seguiti dalla Ginestra, ha perso ancora un paio di lunghezze, e va a vincere il palio 2011, i Macchioni!
Franco, schianta passere, è l'ultima curva, la Ginestra esausta, è il crono supera, supera l'ultima curva e va a chiudere il secondo posto, di fatto perdendo il palo di quest'anno, però lasciatemelo dire, consentitemi di dire, nonostante la giovane età del Fantino, la prestazione è stata veramente di grandissimo livello. La Ginestra chiude al terzo posto aggiudicandosi la medaglia di bronzo. Santa schianta passere, si spacciala! Camina, vai! Quando si trasferisce nella zona della chiesa di Savanino. Siamo ormai a fine giornata, la soddisfazione immane, la manifestazione è stata stupenda, c'è stata una grandissima partecipazione e credo che sia una manifestazione che ha tutti i presupposti perché nel tempo si possa ulteriormente consolidare e perché ha avuto un grande merito che è quello di aggregare le persone, farle trovare insieme per fare tutti i preparativi necessari, poi ha creato quel minimo di competizione che serve in tutte le cose e questo era quello che noi volevamo davvero raggiungere. La Somara spazzola! Donna che si prodiga per tutti quanti, perché quando lo chiamiamo anche all'ultimo momento, c'è qualcuno che lo chiama all'ultimo momento. Franco, il grande...